Ragazzi, fatto 2 km, colazione smaltita. Grande. Ah, ok. Lavi, io sono stato sognato di nuovo da Michele. Smettila. Così. Io ho sognato Ambrogio, un incubo. Mi portava a Pechino. È un bel sogno. No, per la Supercoppa italiana. Siamo fidanzate con 2 idioti. Sì. Infatti ho pensato, io non mi faccio viva per un paio di giorni, dovremmo farli ingelosire un po'. Guarda, 2 notti nella città eterna. Pranzo e cena al sacco, se interessati rispondere alla mail. Ma cos'è? È la newsletter di Don Michele. Cioè, quello c'ha pure la newsletter. Ovviamente noi ci andiamo. Ovviamente no. Dai, Lavi, può essere un modo per farli ingelosire. Dai. So già che me ne pentirò. Ancora? È una vergogna che la nostra parrocchia non abbia una squadra tutta sua. È una questione d'immagine. A proposito d'immagine, Don Michele, ho un pensiero per lei. Un regalo? Più o meno. Grazie, sorella. Che bel pensiero. Un segnalibro? È un clergy, Don Michele. Come? Un collarino. E si tolga quello che ha addosso, che è ridicolo. Comunque, Don Michele, secondo me le attività teatrali dei ragazzi sono molto più importanti del calcio. Ancora questo teatro, al rate. Sorella, pure a me sarebbe piaciuto fare l'attore, non fraintenda. Ho fatto pure un corso di recitazione, a Bitonto, con De Niro. A Bitonto, con De Niro? Uelino De Niro, un pesciaiur, il Jack la morta dell'Adriatico. Diceva che ero portato per i film d'azione. Modestamente, col fisico che mi ritrovo. Tocca l'acciaio. Don Michele, la tengo d'occhio. Uè, dai, Ambro, non farti cavare le parole di bocca. Sei arrivato a casa, lui è arrivato, ti sei nascosto nell'armadio. E c'era la maglietta del Milan. E poi hanno bussato alla porta. E chi era? Ma non lo so, Walter, io ho sentito delle voci da fuori, non è che... Hai sentito delle voci e non hai capito chi era. Aspetta. Il messaggio. Porco. Che cosa? Ragazzi, ho bucato. Bucato? Chi? Secondo te? Maurizio. Oh cazzo, bisogna spegnere il telefono. Ma sei scemo? E anche il cellulare. Ma che cosa gli rispondo io? Ah, non lo so. Sta finendo il prepartita, tra un attimo inizia. Come? Lo lasciamo lì così? Vuoi andare ad aiutarlo? Le chiavi della macchina. È bello amico, eh? Cosa è successo a te, scusa? Basta, tranquillo, non sarebbe venuto nessuno, sai. Io allora vado. Sono pochi metri di strada, non è che ci vediamo. Sì. Okay. Vai. Tranquillo, fammi sapere. Vabbè, ma mi lascia andare via così? E cosa vuoi, un bacino? No! Non è il bacino, ma... Non è che c'ho il mio portafoglio lì? Sto cercando la patente, non posso uscire. La patente, dai. La patente non posso andare in giro. No. Poi, secondo me, tra un attimo risolve e tra 5 minuti è qua che guarda la partita con noi. Sì, 5 minuti. E lì. Alla troia! Papà! Oggi che c'è la partita! Ma porca troia! Ma perché me ne manca sempre uno? Cazzo!
Ma che ti lamenti? Tanto a te i soldi mica ti servono. Sai che mi serve? Eh? A fa beneficenza. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Un cappuccio per me, grazie. Subito. Prego. Ma che bel cuore. Come mai il cuore a me non me lo fai mai tu? Perché sul cognac non ci viene bene. E poi la signorina me lo ha rubato. Quanto ti devo? Nulla. Anzi no. Una cena di pesce. Certo, però offri tu. Arrivederci. Colpo da biliardo. Colpo da biliardo? Ma sono 5 anni che mi muori dietro, quella lì. No. Sai che combina questa? Ti prepara proprio un bel agguato. Agli amanti e ai cacciatori, per un piacere, mille dolori. Ma che cazzo di proverbio è?